Benvenuti a questo webinar che è l'evento di lancio della piattaforma sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Mentre attendiamo che tutti i partecipanti accedano, mi prendo qualche minuto per ricordare anche gli altri appuntamenti dello Europe Direct Roma Innovazione. Innanzitutto vi ricordiamo che proseguono le lezioni di Europa, che nasce da un partenariato dello Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Forum SPA, insieme allo Europe Direct Siena Operativo presso l'Università di Siena e lo Europe Direct Trapani Operativo presso il Consorzio Universitario di Trapani, dove abbiamo previsto tutta una serie di lezioni. Ormai siamo quasi verso la fine. Stamattina, l'11 maggio, abbiamo due appuntamenti per celebrare la festa dell'Europa. Il prossimo appuntamento è l'11 maggio alle ore 10 e parleremo di integrazione europea come progetto di pace, mentre gli ultimi tre appuntamenti saranno molto più focalizzati su quella che è la programmazione dei fondi europei, con particolare attenzione agli strumenti tematici a gestione diretta della Commissione europea, con un ultimo appuntamento il 15 giugno, dove invece parleremo proprio di come si presenta una proposta di progetto nell'ambito degli strumenti tematici dell'Unione europea. Per poter partecipare a questo ciclo di eventi delle lezioni di Europa, ricordatevi che dovete iscrivervi ad ogni singolo webinar attraverso le pagine dedicate, seguendo la procedura che vi abbiamo indicato sui link che vedete rappresentati sulle slide. Dopodiché dovete attendere il link e le credenziali di accesso la mattina dell'evento. Ricordatevi che l'aula non si apre prima dell'orario indicato nella pagina dell'evento e poi ricordatevi sempre di controllare che il link all'aula che noi vi inviamo non finisca nella cartella spam. In più, ricordatevi che qualche giorno dopo aver partecipato all'evento riceverete un attestato di iscrizione, quindi vi verrà inviata una mail da parte dello staff del progetto. Dopo che avrete ricevuto questa mail dovrete compilare il questionario di valutazione e solo dopo potrete scaricare il certificato di iscrizione. Questo chiaramente vale anche per il webinar di oggi. Vi ricordo che sia la registrazione del webinar che le slide che saranno proiettate oggi, le saranno disponibili tra qualche giorno sulla pagina dell'evento. Vi ricordo anche il nostro focus web di riferimento dello Europe Direct. Abbiamo appunto segnalato in rosso una notizia importante, e cioè che dal 1 maggio la Commissione europea ha dato il via alla nuova rete dei centri Europe Direct. E come centro Europe Direct Roma Innovazione Operativo presso il Forum SPA siamo lieti di essere stati confermati e quindi nei prossimi mesi continueremo ad organizzare le attività del centro. Quindi avremo anche una nuova grafica, come vedete abbiamo anche cambiato il logo, ma le attività proseguiranno normalmente. Nel box invece in basso a destra vi ricordiamo quelli che sono i servizi che offriamo tramite il focus web, in particolare la banca dati dei bandi in scadenza dei finanziamenti diretti, la banca dati degli eventi, dove tra l'altro segnaliamo tutte le giornate informative che vengono organizzate in Italia sui vari strumenti finanziari, ma anche altre giornate informative che possono essere di interesse per il pubblico. Così come vi ricordiamo che abbiamo già in linea la banca dati dei finanziamenti diretti 2021-2027, ma siccome non ancora tutti gli strumenti finanziari sono stati adottati dalla Commissione europea, troverete tra parentesi come proposta gli strumenti che non sono stati ancora adottati, mentre invece quando non trovate tra parentesi proposta vuol dire che lo strumento finanziario è stato già adottato. Per noi essere adottato significa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la serie L, quella appunto dedicata alla legislazione dove generalmente vengono pubblicati tutti gli strumenti finanziari diretti. In più vi ricordiamo che se volete essere aggiornati sulle nostre attività dovete cortesemente iscrivervi alla nostra newsletter, perché lì potete dare il consenso al trattamento dei dati e questo poi ci autorizza a poter utilizzare la mailing list per inviarvi gli inviti per le attività che noi organizziamo.
Ricordatevi che abbiamo sempre uno sportello informativo che in tempo di Covid è interamente online, quindi potete inviarci una mail all'indirizzo europedirect@formex.it, vi concordiamo un orario, dopodiché vi verrà inviato un link dove vi incontreremo virtualmente e continuiamo a darvi l'assistenza che vi abbiamo sempre fornito fino ad ora. Vi ricordiamo pure che oltre al focus web europa.formex.it, con le notizie Europa noi alimentiamo anche altri canali del Formex. Mi riferisco a programmicomunitari.formex.it, che è il canale interamente dedicato agli strumenti finanziari diretti. Aggiorniamo anche il canale igov.formex.it, che è il canale interamente dedicato all'innovazione digitale, che lo ricordiamo è una delle due super priorità della Commissione Europea per questo nuovo periodo di 5 anni, e poi aggiorniamo anche il canale dedicato alla formazione con formazione.formex.it. Vi ricordiamo anche il nostro canale, il nostro account Twitter, e di recente abbiamo anche aperto il nostro canale YouTube. Quindi ora mi fermo, dopo questo spot pubblicitario lascio la parola a Claudia De Stefani, che è la responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia dell'Unione Europea. Prego Claudia. Buongiorno, grazie Claudia, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso insieme allo Europe Direct Roma Innovazione di parlare della conferenza sul futuro dell'Europa, perché è un tema che ci riguarderà per un intero anno, è un tema sicuramente all'ordine del giorno e io vorrei iniziare subito con un chiarimento, perché quando si parla di conferenza si può pensare che questo significhi un evento, in realtà non è un evento e non è nemmeno soltanto una serie di eventi, ma è un larghissimo esercizio di democrazia partecipativa. In fondo la tecnologia ormai ci ha dimostrato che i cittadini vogliono partecipare attivamente alle discussioni sulla cosa pubblica, non soltanto in occasione dei processi elettorali. E quindi è indispensabile, è importante coinvolgerli in un dibattito sul futuro dell'Unione Europea. Un dibattito che riguarderà le grandi priorità, la direzione che l'Unione Europea deve prendere negli anni a venire. Ovviamente questo riguarda in prevalenza i giovani, ma non soltanto. E riguarda tutte le persone che normalmente si sentono sconnesse, lontane dall'Unione Europea, ma che in realtà, comunque nella vita quotidiana hanno costantemente un impatto, rispetto alle decisioni che vengono prese dall'Unione Europea. Ovviamente il successo di questo esercizio, sarà, possibile soltanto se sarà assicurata la maggiore partecipazione possibile dei cittadini. Quindi il nostro sforzo è far conoscere questo esercizio. In questa presentazione io parlerò degli elementi costitutivi della conferenza sul futuro dell'Europa, della governance che ci interessa relativamente, ma per capire un pochino il processo, della tempistica e poi andremo a vedere la piattaforma. Resterei per ora su questa slide per dirvi qualche cosa di più sulla conferenza. Come detto, non è un evento, non è una serie di eventi. L'idea di una conferenza sul futuro dell'Europa è stata lanciata già nel marzo del 2019 dal presidente francese Macron in un discorso rivolto ai cittadini di tutta l'Unione Europea per un rinascimento europeo, e questa idea è stata poi ripresa negli orientamenti politici della presidente von der Leyen prima ancora della sua entrata in carica come presidente della Commissione Europea. E negli orientamenti politici si indicava l'intenzione che questo processo durasse 2 anni, quindi dal 2020 al 2022, con una partecipazione su base paritaria tra le istituzioni europee, i cittadini e la società civile, con una definizione della portata degli obiettivi che avrebbe dovuto essere concordata tra le tre istituzioni principali, quindi la Commissione, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, ed un impegno politico a utilizzare i risultati, trasformarli eventualmente in un'azione legislativa o addirittura in una modifica dei trattati.
Poi, diciamo, quello che è successo, lo sappiamo tutti, l'epidemia, la pandemia del coronavirus ha ovviamente rallentato questo processo. In realtà questo processo ha comunque richiesto più tempo proprio per la necessità di concordare tra le istituzioni la portata e gli obiettivi della conferenza. E anche la governance, che è un elemento che è entrato diciamo nella discussione tra le istituzioni, nella dialettica normale tra le istituzioni. E quest'anno, finalmente, a marzo, i presidenti delle tre istituzioni, quindi il presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, in questo caso il primo ministro portoghese Costa, hanno firmato una dichiarazione comune il 10 marzo che ha permesso di avviare il processo. Andrei sugli elementi costitutivi, quindi andrei avanti con la presentazione dopo l'indice, esattamente. Allora, come detto, questa conferenza quindi non è soltanto un evento e non è soltanto una serie di eventi, si basa su una serie di pilastri che sono in parte messi a disposizione dalle istituzioni europee e in parte, diciamo, lo sforzo è quello di sollecitare proprio la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, nello sviluppare la loro iniziativa. Partirei con il primo strumento, che è poi quello che analizzeremo maggiormente nel dettaglio in questa presentazione, e che è la piattaforma digitale multilingue. Allora, per permettere ai cittadini di tutta Europa di condividere le loro idee, di commentare le idee, proposte da altri cittadini, di partecipare, agli eventi che fanno parte, di questa conferenza e, anche di organizzare, eventi che, rientrino sotto l'ombrello della conferenza, è stata creata una piattaforma. Una piattaforma a cui tutti possono accedere e che è proprio il cuore pulsante della conferenza. Ovviamente lo spazio virtuale, in tempi di pandemia ha un po' la precedenza sugli spazi fisici, ma l'obiettivo, non appena le condizioni, dei nostri paesi, sanitarie dei nostri paesi lo consentiranno, è anche di avere l'opportunità, di dibattiti e discussioni, dal vivo, in presenza e non soltanto in uno spazio virtuale. Comunque, questo è veramente il hub centrale, della conferenza. E poi lo vedremo, e qui avete il link che porta direttamente al portale, appunto al sito. Secondo, elemento sono gli eventi, decentrati, cioè chiunque, cittadini, organizzazioni, le autorità nazionali, regionali, locali, possono, decidere di organizzare degli eventi che rientrano nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa e i cui risultati poi verranno messi a disposizione di tutti sulla piattaforma. Quindi è sicuramente un altro degli elementi e poi vedremo come questo funziona. Altri due strumenti di partecipazione, forme di partecipazione che sono messi a disposizione dalle istituzioni sono i panel europei di cittadini e la decisione sulla loro struttura, sul modo in cui sono configurati è stata presa molto recentemente. Saranno quattro, saranno composti ciascuno da 200 cittadini che cercheranno di essere quanto più possibile rappresentativi della diversità dell'Unione Europea in termini di origine geografica, in termini di genere, in termini di livello di istruzione, in termini di contesto socio-economico. E l'idea è che i cittadini possano basarsi su quanto pubblicato sulla piattaforma e in qualche modo formulare delle raccomandazioni che verranno poi analizzate dalla sessione plenaria della conferenza. La sessione plenaria della conferenza si riunirà almeno ogni 6 mesi e la partecipazione sarà dei rappresentanti delle istituzioni, di parlamenti nazionali su base paritaria, dei cittadini, delle organizzazioni della società civile, delle parti sociali, il Comitato Economico e Sociale, il Comitato delle Regioni, quindi una partecipazione molto ampia e le conclusioni della sessione plenaria della conferenza saranno ovviamente messe a disposizione sulla piattaforma, quindi in realtà c'è un'interattività tra gli strumenti di partecipazione.
con l'obiettivo poi di arrivare ad una relazione finale, al termine di questo processo della conferenza che si concluderà, e adesso vediamo lo sviluppo temporale, nella primavera del 2022, con una relazione finale, alla presidenza, della conferenza, e ciascuna delle istituzioni poi dovrà decidere come procedere, nell'ambito delle proprie competenze. Andrei ancora avanti. La slide successiva, esattamente, la governance, che è un elemento magari che può essere di minore interesse, ma che invece in qualche modo rende bene la complessità di questo processo, e come è stato anche complesso avviarlo. Come detto, la dichiarazione comune che ha lanciato la conferenza ha permesso. Ah, è stata firmata il 10 marzo, ha permesso di lanciare, diciamo, il processo della conferenza. È stata firmata dalla Presidente, della Commissione europea von der Leyen, dal Presidente del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, e dal Presidente, Costa, il Presidente portoghese, primo ministro portoghese, che ha la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Quindi la presidenza comune è assicurata dai presidenti delle tre istituzioni. Per le decisioni concrete e operative, come ad esempio il lancio della conferenza, il futuro evento inaugurale che si terrà il 9 maggio a Strasburgo, le decisioni relative per esempio al codice etico che deve essere seguito per chi vuole organizzare eventi nell'ambito della conferenza e così via, è stato istituito un comitato esecutivo composto da tre membri per ciascuna delle istituzioni, più quattro osservatori per ciascuna delle istituzioni. Per la Commissione europea, i tre membri del comitato esecutivo sono tre vicepresidenti, quindi la vicepresidente Šuica, che è responsabile per democrazia e demografia, e in particolare ha nel suo mandato proprio la conferenza sul futuro dell'Europa, la vicepresidente Jourová, che è responsabile di valori e trasparenza, e il vicepresidente Šefčovič, che è responsabile per le relazioni istituzionali e le prospettive strategiche. Il comitato esecutivo è a sua volta assistito da un piccolo segretariato comune composto da funzionari delle tre istituzioni, che quindi aiuta il comitato esecutivo nei suoi lavori. Andrei ancora avanti. Questa è un pochino la tempistica. Come detto, l'idea iniziale era stata lanciata negli orientamenti politici della presidente eletta von der Leyen nel luglio del 2019, ma ci è voluto del tempo per arrivare alla dichiarazione comune firmata dai presidenti delle tre istituzioni a marzo del 2000, di quest'anno, quindi quasi 2 mesi fa. Subito dopo sono stati avviati i lavori del comitato esecutivo, che ha preso una serie di decisioni, tra cui ad esempio il lancio della piattaforma multilingue, che vedremo tra breve, che è stata lanciata il 19 aprile, quindi è molto recente, e tra cui anche il programma e la bozza di programma dell'evento di inaugurazione della conferenza, che sarà il 9 maggio a Strasburgo, quindi in occasione della Festa dell'Europa. Non sappiamo ancora se la data della prima riunione della sessione plenaria della conferenza sarà veramente a giugno, potrebbe essere anche prima, la decisione sarà presa nella prossima riunione del Comitato Esecutivo, quindi lo sapremo ben presto. E diciamo, questo processo che mira a coinvolgere i cittadini in una serie di discussioni sui temi che stanno più loro a cuore si concluderà nella primavera del 2022 sotto la presidenza francese di turno del Consiglio dell'Unione Europea, presumibilmente a giugno del 2022, ma anche su questo diciamo, ancora le date non sono state definite. Andrei ancora avanti. E appunto, come detto, l'elemento centrale, soprattutto in questa fase, è sicuramente la piattaforma digitale multilingue, che tra breve vedremo anche collegandoci al termine di questa presentazione. Ha delle caratteristiche molto particolari. In quasi tutti i paesi ormai esistono delle piattaforme di democrazia partecipativa. E la base di questa piattaforma è uno strumento che la pubblica amministrazione italiana conosce bene, perché è Desidim, che è poi è stato anche la base per la piattaforma Partecipa.
quindi del Dipartimento Funzione Pubblica, che è stata questo DSDIM, tra l'altro finanziato proprio con un progetto europeo e utilizzato in particolare dalla città di Barcellona. Qui però l'abbiamo portata un po' alla sua ennesima potenza, perché ovviamente la portata è paneuropea e soprattutto l'elemento fondamentale è il multilinguismo. Si è dovuto cioè lavorare per permettere ai cittadini di capirsi tra di loro. C'è una parte della piattaforma che ha del contenuto statico, quindi lì è evidente, è stata utilizzata la traduzione fatta da traduttori umani, ma c'è una parte fortissima, della piattaforma, una parte molto importante della piattaforma di contenuto dinamico, in quanto ovviamente, si tratta di cittadini che inseriscono le loro idee, altri che le commentano, cittadino italiano letto da un cittadino estone, il cittadino estone deve poter capire che cosa scrive il cittadino italiano, e quindi in questa piattaforma è stata integrata la traduzione automatica, e-translation, che è un altro strumento finanziato con i fondi europei, perché è stato finanziato dal Connecting Europe Facility e che ha raggiunto un livello di qualità davvero buono, certo non paragonabile al traduttore umano, ma sufficiente per comprendere bene, il tema di cui si tratta e quindi poter interagire. E questo ovviamente rende estremamente interessante questo strumento, perché è forse quello che per la prima volta ci consentirà di far avverare, l'idea di uno spazio pubblico europeo che è sempre stata ostacolata dalle barriere, linguistiche. L'interattività è garantita dal fatto, che, appunto è possibile, per me, cittadina, inserire, la mia idea su uno dei temi che adesso vedremo, ma anche commentare, le idee degli altri e quindi interagire, entrare nei dettagli. E questo ovviamente dovrebbe sollecitare un dibattito informato, permettere a tutti di dire la propria opinione e soprattutto stimolare la riflessione sui temi che interessano ai cittadini. Inclusiva, perché tutte le idee sono ammesse, c'è un codice etico, vedremo, che deve essere rispettato, perché ovviamente, non è intenzione delle istituzioni europee autorizzare la violazione dei valori fondanti dell'Unione Europea. Né ammettere i discorsi di incitazione all'odio. Ma a parte questo, diciamo, quindi con la caratteristica di rispettare i valori propri dell'Unione Europea, i cittadini hanno la possibilità di dire la loro. Ed è trasparente perché tutto quello che viene pubblicato è visibile a tutti i cittadini. Trasparente significa che non c'è filtro iniziale, c'è semmai una moderazione a posteriori per l'appunto se ci sono segnalazioni relative alla violazione del codice etico che tutti si impegnano a sottoscrivere. Andrei ancora avanti e parlerei proprio delle caratteristiche della piattaforma. La vedremo al termine della presentazione, però inizierei proprio dalla homepage. Vi ho dato l'indirizzo, quindi se nel frattempo qualcuno di voi vuole anche collegarsi, può seguire direttamente dal sito. La homepage è molto semplice, ma contiene in alto a sinistra un banner con un link a proposito della conferenza che spiega meglio qual è il processo, quindi che cosa viene richiesto ai cittadini. Le tre azioni, lo vedete anche nell'immagine che c'è nella presentazione, le tre azioni principali che si possono fare su questa piattaforma, cioè condividere le proprie idee, partecipare ad un evento oppure organizzare ad un evento, i 10 argomenti di discussione che vedremo tra un attimo e poi ovviamente le ultime attività presenti sulla piattaforma. Andrei ancora avanti. Allora, questi sono, si vedono poco, magari li vediamo quando andiamo sul sito, i 10 argomenti di discussione, dal cambiamento climatico alla salute, all'Unione Europea, al ruolo dell'Unione Europea nel mondo, all'istruzione. Però c'è anche uno spazio libero perché il decimo degli argomenti è altre idee, cioè in realtà nessun tema è precluso e quindi i cittadini possono veramente esprimere la loro opinione sui temi che giudicano più importanti e altre idee serve anche. Per esempio, nel caso in cui un tema sia a cavallo tra più argomenti e quindi meriti un'attenzione separata. Direi di andare ancora avanti.
Come dicevo, le tre azioni, i tre modi per partecipare a questo processo della conferenza, che ripeto, non è solo un evento e non è solo una serie di eventi, sono partecipare ad un evento tra quelli che sono pubblicati proprio sulla piattaforma e anche leggere le idee formulate dagli altri e farsi un parere. Questo non richiede alcun tipo di registrazione, quindi chiunque va sulla piattaforma può sia decidere di collegarsi agli eventi, ovviamente in quel caso dovrà registrarsi semmai ai link indicati per gli eventi e può leggere tutte le opinioni che sono pubblicate dagli altri. Viceversa, per condividere le proprie idee, quindi formulare una propria opinione o per organizzare un evento, occorre registrarsi e quindi questo viene fatto attraverso l'account YouLogin. Nella presentazione trovate anche il link per ottenere un account. Per noi funzionari delle istituzioni europee è l'account normale con il quale lavoriamo e abbiamo accesso alle nostre applicazioni, ma anche i cittadini che partecipano ai bandi hanno già un YouLogin e così via. Quindi questi sono, diciamo, i tre modi per partecipare e i requisiti necessari per farlo. Direi di procedere ancora. Allora, prima delle azioni, quella di partecipare ad un evento. Se io vado sulla pagina iniziale, clicco su Partecipa a un evento, mi si apre una schermata che contiene la mappa degli eventi, non soltanto in tutta Europa, come vedete. C'è anche un puntino sugli Stati Uniti perché in realtà gli eventi relativi alla conferenza sul futuro dell'Europa non devono necessariamente svolgersi soltanto nell'Unione Europea. Quindi la mappa di tutti gli eventi che vengono registrati. Si tratta di eventi online per lo più in questo particolare frangente, ma potrebbero essere anche eventi ibridi e ovviamente in futuro e quando sarà possibile anche eventi in presenza. Le schede contengono l'indirizzo, quindi per gli eventi in presenza o anche per quelli online è comunque indispensabile un indirizzo perché devono poter essere localizzati sulla mappa e ovviamente per gli eventi online è disponibile il link per registrarsi, per iscriversi o direttamente per assistere all'evento. Come detto, per partecipare agli eventi non è indispensabile la registrazione YouLogin e al termine dell'evento è possibile consultare una relazione finale sull'evento con tutte le idee discusse e le conclusioni raggiunte, anche perché questo è uno degli obblighi, come lo vedremo, per gli organizzatori. Direi di andare ancora avanti. Allora, YouLogin serve per le altre due funzionalità della piattaforma, è molto semplice. Vi mostro qui le schermate che sono veramente banali perché si tratta di indicare il nome e cognome, una password. E quindi non è particolarmente complesso accedere e avere un account YouLogin. E l'altra questione è, come vedete sulla destra, un questionario con i dati demografici. Allora, per le regole relative al GDPR, ovviamente non si può imporre ai cittadini di fornire questi dati. Questo è un questionario facoltativo, la cui importanza, però, nel momento in cui si richiede l'accesso al sito non va sottovalutata perché consente, sia pure anonimizzando poi i dati, consente alle istituzioni di capire chi sono le persone che partecipano, quindi consente di estrarre dei dati che sono molto importanti proprio per l'analisi. Viceversa, appunto, i dati saranno anonimizzati, quindi di fatto questa funzionalità serve proprio per finalità di analisi e non per finalità, così dire, di schedatura dei cittadini, ovviamente. Procederei ancora. Condividere le proprie idee. Io penso che questo sia l'elemento fondante di tutto il processo, perché gli eventi sono importanti. Ma la possibilità per un cittadino, come dicevo all'inizio, un cittadino italiano, di scrivere la propria idea e viene letta in estone da un cittadino estone, commentata da un cittadino francese e magari riguarda un tema che ci riguarda tutti, può essere quello del cambiamento climatico, possono essere temi sensibili come la migrazione, possono essere tanti temi diversi, ma questo è veramente quello che per la prima volta cerca di realizzare uno spazio pubblico europeo. E quindi è estremamente importante e vogliamo che tutti conoscano questa possibilità e la utilizzino. Per condividere le proprie idee, come detto, occorre registrarsi, quindi avere YouLogin, quindi avere un account YouLogin,
Si può andare sul sito, condividi un'idea, nuova idea. E la cosa interessante è questa, prima di tutto che ovviamente si sceglie l'argomento, ma come dire, le discussioni devono essere informate, quindi la piattaforma suggerisce di leggere della documentazione, non è obbligatorio, ma chi vuole formulare la propria opinione ha anche la possibilità di documentarsi precedentemente, quindi saperne di più su quel tema e su che cosa le istituzioni europee stanno facendo su quel tema. Non è obbligatorio, ma è a disposizione. Inserendo il titolo dell'idea, il sistema fa un confronto con le altre idee che sono state già formulate e quindi consente a chi sta inserendo la propria idea, per esempio, di commentare le idee altrui. E quindi in qualche modo incominciare ad interagire con gli altri o sottoscrivere con un like, sottoscrivere le idee altrui, oppure consente di proseguire quindi con l'inserimento della propria idea. E questo si può fare anche allegando allegati di vario genere, foto, eccetera. Quindi non sono campi limitati, ma consentono, di documentare, diciamo, la propria idea. E quindi questo è ovviamente uno strumento che direi privilegiato per tutti i cittadini e da utilizzare e soprattutto per interagire con gli altri. Terza possibilità, e mi avvio poi alla conclusione, a rispondere ad alcune delle domande e a mostrare poi il sito. Terza possibilità, quella di organizzare un evento. Organizzare un evento della conferenza sul futuro dell'Europa richiede alcuni accorgimenti, alcuni requisiti. Come detto, prima di tutto essere registrati con il EU login, seguire le guide che sono pubblicate sul sito e che servono appunto a guidare gli organizzatori nell'organizzazione di eventi che siano inclusivi, che siano aperti, che siano trasparenti. E soprattutto rispettare il codice etico della conferenza. Una delle prime riunioni del comitato esecutivo della conferenza ha preso la decisione sulla carta della conferenza, un codice etico che impegna i partecipanti fondamentalmente al rispetto dei valori europei sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. A non diffondere contenuti illegali, con particolare riferimento ovviamente ai discorsi di odio, e a non utilizzare la piattaforma e le attività della conferenza per finalità commerciali. Questo in grande sintesi, ma insomma il testo della carta della conferenza, cioè di questo codice etico, è comunque disponibile sulla piattaforma. Come detto, si sceglie un argomento, si sceglie uno dei temi e si compila una scheda con tutti i dati che vengono richiesti, che riguardano anche l'indirizzo dell'ente o comunque dell'attività, in modo da poterla localizzare sulla mappa. Al termine dell'evento c'è ancora un obbligo, cioè quello di chiudere l'evento con la pubblicazione di una relazione finale con le idee discusse e le conclusioni raggiunte. In realtà si dovranno prima pubblicare le idee, quindi secondo il procedimento che ho indicato prima, e poi chiudere l'evento e linkare queste idee con una relazione finale. Questo concluderà il processo e metterà queste relazioni finali, queste conclusioni, a disposizione dei panel europei dei cittadini, della sessione plenaria della conferenza, quindi per il seguito da dare alle riflessioni emerse. Io mi fermerei qui con la presentazione. Penso che sarebbe diciamo forse utile prima che io rispondessi ad alcune delle domande che sono state poste, e poi potremmo vedere il sito in diretta se gli amici dello Europe Direct Roma Innovazione mi aiutano. Chiederei a Claudia Salvi di aiutarmi nelle domande. Sì, eccomi. Allora, abbiamo un po' di domande, Claudia. Abbiamo prima una domanda da Flavio Burlizzi che ci dice: come verranno selezionati i 4 panel europei di cittadini? Allora, per quel che sappiamo allo stato attuale, considerate che le decisioni sono state prese a fine aprile, i cittadini saranno estratti a sorte, un po' lo stesso procedimento che era stato utilizzato assidio per, insomma, nel processo precedente di riflessione sul futuro dell'Unione Europea, però con alcuni requisiti, quindi dovrà esserci almeno un uomo e almeno una donna per ciascuno dei paesi membri dell'Unione Europea, almeno un terzo
dei partecipanti dovrà essere composto da giovani tra i 16 e i 25 anni, quindi una serie di requisiti che insomma in qualche modo l'estrazione a sorte sarà corretta per assicurare la massima rappresentatività possibile in funzione degli elementi che vi avevo detto prima, quindi ad esempio il genere, appunto il grado di istruzione, il contesto socio-economico, quindi con queste caratteristiche. Abbiamo una seconda domanda. Il tema del citizen science di fatto diventa rilevante con questa piattaforma europea. Come fare per selezionare la rilevanza della partecipazione di cittadini? Non sono sicura di aver capito la domanda e non so se magari vuole ulteriormente Se vuole specificare, dettagliare. non è. Intanto andiamo alla domanda successiva, la domanda 3 di Tiziano Antonelli. Ho usato la piattaforma, ho caricato un evento del Dipartimento Politiche Europee e funziona. Non ho incontrato difficoltà. Ho due domande. Ho visto che altri hanno pubblicato il proprio evento sotto diverse categorie. Così, un minuto perché se mi mettono altre domande sotto io non leggo bene. Allora, ho visto che altri hanno pubblicato il proprio evento sotto diverse categorie. Così fa farne apparire l'annuncio molte volte, corretto? Come visualizzare gli eventi in altre lingue? Non mi sembra una funzione automatica. Allora, per quanto riguarda la scelta dell'argomento, teoricamente, proprio per evitare che gli eventi siano riprodotti più volte, bisognerebbe sceglierne uno. E questi sono un po', come dire, i problemi di dentizione iniziale, direi, di questa piattaforma, però di fatto al momento succede che inserendo più argomenti ovviamente risulta ovunque l'evento. Da un lato questo rende l'evento visibile, dall'altro non è esattamente questo, diciamo, lo scopo della piattaforma, quindi ovviamente l'idea è di scegliere un argomento e concentrarsi su quello o di scegliere il decimo argomento, altre idee quando diciamo sono temi a cavallo tra più appunto argomenti, tra più temi. C'era un seguito di questa domanda e credo di non aver risposto interamente. Come visualizzare gli eventi in altre lingue era? No, è possibile sempre cambiare la lingua. Quando si è in una qualunque schermata si può scegliere la propria lingua. Quindi di fatto da qualunque schermata, scegliendo la propria lingua, si può selezionare con la traduzione automatica il contenuto nella propria lingua. Perfetto, passiamo alla domanda successiva. Come fare per non ricevere una mail per ogni commento agli eventi al fine di non ingombrare troppo la casella di posta? Allora, questo in realtà è una questione di spunta, quindi si può semplicemente evitare di spuntare e in questo modo non si riceveranno tutti i commenti, come le notifiche nei social network. E da certi punti di vista, anche quel sottoscrivi è un po' come un social network, quindi con la possibilità di mettere un like attraverso un sottoscrivi, però si possono ovviamente anche togliere le notifiche. Per quanto riguarda i centri di documentazione europea, ne parleremo a breve e separatamente perché è un argomento che riguarda loro, ma non tutti quanti. E questo forse è una cosa di cui vorrei comunque parlare, cioè con i nostri centri Europe Direct e con i centri di documentazione europea, abbiamo costituito due piccole reti di hub, cioè di poli che aiuteranno il dialogo, il dibattito per la conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare con i centri di documentazione europea. Avremo una serie di eventi tra maggio e giugno che solleciteranno proprio la partecipazione dei cittadini. Però sulle modalità di far rientrare questi eventi tra gli eventi della piattaforma lo discuteremo separatamente con i centri direttamente. Poi abbiamo una domanda da parte di Mara Masi, che penso sia del comune di Albano Laziale. Il dialogo tra enti locali può avere una sezione specifica? Ma allora, questo è interessante. Dunque, il dialogo tra enti locali può essere un dialogo nazionale o un dialogo paneuropeo, ovviamente però riguarda temi specifici. Se i temi sono già ricompresi tra gli argomenti che sono indicati nella piattaforma, ovviamente si sceglierà uno di quei temi. Se sono temi onnicomprensivi, l'argomento altre idee consente in qualche modo di ricomprenderli.
Vedo che Alberto Di Mulo, che avevamo quella domanda in sospeso, aveva poi messo una specifica che diceva: integrazione domanda precedente, la costruzione della coscienza comune su un tema della piattaforma risulta differente dall'incisività nel processo decisionale europeo? In realtà Sì, non era una domanda. sono due temi diversi, sono strettamente collegati, ma sono diversi, però direi che sono i due temi di questo processo, cioè da un lato quello di assicurarsi che i cittadini possano dire la loro non soltanto al momento delle elezioni, ma anche in altri momenti della vita delle istituzioni. E questo ovviamente poi dipenderà però dalla relazione finale, ci sarà una relazione finale che il Comitato Esecutivo presenterà alla Presidenza congiunta, alla Presidenza comune della conferenza e le istituzioni dovranno analizzare ciascuna nel proprio ambito di competenza come dare seguito a questa relazione finale. Questo è un elemento che entra in qualche modo nel come vogliamo utilizzare i risultati della conferenza sul futuro dell'Europa. Altro è sicuramente l'elemento di creare uno spazio pubblico europeo, però la creazione di uno spazio pubblico europeo non è qualcosa di estraneo al processo, perché ovviamente soltanto nella misura in cui riusciremo ad assicurare una larga partecipazione dei cittadini, i risultati saranno significativi ai fini del processo decisionale dell'Unione Europea. Quindi le due cose sono strettamente collegate e non è pensabile l'una senza l'altra. E ovviamente in questa fase per noi quello che è importante fare è sollecitare la partecipazione. Perfetto, vedo che non ci sono più domande. A questo punto potremmo passare alla presentazione della piattaforma, alla Direi navigazione. di mostrare il sito dal vivo per vedere alcuni elementi, ma come detto è molto molto semplice, quindi non è particolarmente complesso l'utilizzo del sito. Allora, questa è la pagina iniziale, come vedete c'è un banner in alto a proposito della conferenza, se cliccate lì c'è una spiegazione proprio sotto in basso a proposito della conferenza, subito sotto, esatto, e lì c'è una spiegazione di che cos'è questo processo della conferenza, quindi per spiegarlo a chi eventualmente volete far partecipare ai vostri eventi, quindi è un aspetto importante proprio per chiarire che non si tratta solo di un evento o di una serie di eventi, ma è un processo complesso che vuole assicurare la partecipazione dei cittadini alla definizione delle priorità dell'Unione. Tornerei di nuovo sulla schermata iniziale, quindi su home page. Forse non ci va. Sì. Scendendo dopo l'immagine. Ecco qui, fermi così, ci sono le tre principali azioni che si possono compiere sulla piattaforma, quindi condividere le proprie idee, partecipare a un evento, organizzare un evento. Scendendo ancora, i temi in discussione, come detto, sono ampi. Dalle priorità principali dell'Unione Europea, che sono la transizione digitale e quella ecologica, alla salute, che è diventato un tema all'ordine del giorno, alle altre idee. Cliccando sugli argomenti è possibile documentarsi su quegli argomenti e su ciò che l'Unione Europea sta facendo. Ancora, diciamo, se vogliamo vedere come si partecipa a un evento, tornando sulla pagina iniziale da partecipa a un evento, voilà, si apre una schermata con la mappa degli eventi in corso e quindi la possibilità poi di cliccare, allargando la mappa sui singoli eventi, trovare il link per la partecipazione o per la registrazione. Credo che ci sia anche il nostro, anzi sono certa che ci sia anche il nostro. E non so se è stata cambiata la data, ma insomma, È stata comunque lo abbiamo cambiata la data. inserito. E quindi diciamo questo è il modo, se siamo interessati ai temi che riguardano la conferenza, questo è il modo più semplice per partecipare. Mostrerei anche soltanto condividere le proprie idee, perché poi insomma l'organizzazione di eventi magari riguarda. Allora, torniamo sulla pagina iniziale. Condividi le tue idee.
Si sceglie l'argomento, ci si può documentare sull'argomento e poi si può iniziare a scrivere la propria idea. Per esempio, immaginiamo che il tema sia cambiamento climatico e ambiente. Quindi clicchiamo sull'argomento. O trasformazione digitale, va bene lo stesso. Si può andare su idee. Forse c'è un problema di connessione in questo momento, ma comunque è possibile inserire la propria idea, confrontarla con idee già esistenti. Ecco qui, nuova idea sotto, nuova idea più in basso. E si può compilare un modulo che consente poi di appunto, confrontare la propria idea con quelle già presentate oppure quindi magari fermarsi lì e semplicemente commentare. Sì, esatto, è necessario il login per farlo. E, comunque, insomma, dicevo, è possibile a quel punto confrontare la propria idea con quelle già esistenti oppure inserire la propria idea. Direi di fermarci qui perché proprio è banalissimo l'uso, è molto semplice l'uso. Ci sono altre domande, Claudia, quindi magari se mi aiuti io provo a dare delle Sì, risposte. prima di lasciare la parola poi al dottore Marras, evaderei ancora due domande. Allora, sono previste azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini via media? Come sarà promossa la conoscenza di tale piattaforma? Mezzo stampa, TV, media, eccetera? In realtà lo stiamo già facendo, ci sarà sicuramente tanta grande visibilità per l'evento inaugurale del 9 maggio a Strasburgo, che è un po' quello che dà il lancio ufficiale della piattaforma, ma anche iniziative come questa, un'iniziativa analoga diretta agli insegnanti delle scuole, prima era Tiziana Antonelli che scriveva, oggi il Dipartimento Politiche Europee spiega agli insegnanti come utilizzare la piattaforma. Quindi sono tante diverse iniziative e ovviamente diciamo, un evento come questo serve anche a passare parole, a comunicarlo agli altri. Per cui se un comune vuole fare un'iniziativa, dare la notizia alla stampa locale, ovviamente noi siamo a disposizione. Noi lo promuoviamo attraverso i media, i social media della rappresentanza in Italia della Commissione europea, i media, i social media della Commissione europea e delle altre istituzioni, ma siamo anche a disposizione per ulteriori attività di divulgazione. Abbiamo una domanda da parte di Daniele Galasso. È prevista la figura del facilitatore che può anche fare la sintesi? Sì, diciamo che c'è una guida per gli organizzatori di eventi che suggerisce di avere un moderatore, suggerisce di avere dei facilitatori che possano aiutare il lavoro di sintesi, perché poi uno dei rischi principali degli eventi è sempre che ognuno dica la propria, ma che poi non si riesca a giungere a condensare, diciamo, il contenuto delle discussioni nelle conclusioni che possano essere condivise. Tant'è vero che vengono, diciamo, indicati dei formati preferenziali di eventi, che sono quelli che portano di più a raggiungere delle conclusioni condivise, proprio per permettere poi a questo processo di avere un senso e non soltanto una conferenza o un evento singolo in cui ognuno appunto interviene e dice la propria. A Abbiamo livello ancora una locale è domanda. possibile per una pubblica amministrazione, stavo leggendo, pubblicizzare la piattaforma, i cittadini possono parteciparvi autonomamente. Allora, a livello locale siamo molto più che contenti se i singoli enti locali pubblicizzano la piattaforma e siamo ovviamente disponibili a presentarla e aiutarvi a presentarla. I cittadini però possono proprio collegarsi autonomamente. L'idea è proprio che ciascuno di noi possa condividere le proprie idee, quindi non a livello organizzato istituzionale, ma a livello singolo, ognuno di noi è chiamato a dire la propria. Perfetto, Claudia, grazie. Mentre attendiamo altre domande, volevo dare la parola al dottor Marras, che è il dirigente dell'area innovazione digitale qui presso Pharma SPA, a cui fa capo lo Europe Direct, quindi lui è il responsabile dello Europe Direct Roma Innovazione all'interno del Formex. Prego, Grazie Claudia, senatore. spero che mi sentiate tutti bene. E se mi date un riscontro, vorrei fare dei commenti perché a me sembra che questa iniziativa
della commissione. Anzi, vi chiederei di lasciare come sfondo proprio il sito europeo. Questa iniziativa, secondo me, è straordinaria. E quando dico straordinaria, intendo che è fuori dall'ordinario per tutta una serie di motivi che adesso provo a raccontare, ma secondo me voi ne potreste aggiungere anche altri. È straordinaria perché mette insieme tanti aspetti che iniziano a far parte del nostro futuro, cioè il nostro futuro in fondo si avvicina sempre di più. Il primo elemento di straordinarietà è quello che si parla di uno spazio europeo per la partecipazione. Finora è sempre stato un po' delegato ai paesi il compito di coinvolgere i cittadini, raccogliere le istanze anche dei portatori di interesse, farne una sintesi e portarle a livello europeo. Qua stiamo parlando di una situazione nella quale ognuno di noi parla con l'Europa, ma non solo, ma ognuno di noi parla con gli altri europei. Alcuni anni fa mi aveva colpito un articolo uscito sulla rivista internazionale che diceva che l'Europa l'avevano fatta Erasmus e le compagnie low cost. In parte è vero, nel senso che in fondo una decina di milioni di cittadini italiani hanno vissuto esperienze in altri paesi, non so quanti matrimoni transnazionali sono nati grazie all'Erasmus e le compagnie low cost hanno consentito di mantenerlo in vita per anni perché ci si poteva spostare da un paese all'altro con lo stesso costo con il quale magari da Roma andiamo a Milano o a Palermo. A parte, ma così chiudo la parentesi, che bisogna sempre ricordare che sia Erasmus che la possibilità che esistano le compagnie low cost è il risultato delle politiche europee. Ma a parte questo, oggi quel tipo di impulso, lo sapete, viviamo tutti in un periodo straordinario in negativo questa volta, che è quello delle pandemie, della pandemia di coronavirus che ha bloccato gli spostamenti tra i paesi. Quelle due forme di avvicinamento dei cittadini europei in fondo vengono sostituita da questa iniziativa. Cioè questa iniziativa, ovviamente in modo virtuale, attraverso una piattaforma online, riavvicina quei cittadini che, come conseguenza delle restrizioni nei nostri movimenti, non hanno più avuto opportunità nell'ultimo anno, di muoversi e di incontrarsi. È straordinaria anche perché mette la partecipazione come metodo di disegno del nostro futuro. La partecipazione, cioè il contributo che ognuno di noi può dare, per quanto piccolo, si somma agli altri e siamo quindi in una fase anche di nuova democrazia. Si parla tanto spesso di voto elettronico, ecco, in realtà la nuova democrazia non è il voto elettronico. Il voto elettronico è come se fosse, come dire, il rendere più efficiente una cosa che già esiste. È solo un'applicazione tecnologica, ammesso che sia possibile, e personalmente non lo credo, che rende più facile e più rapido fare delle cose abbastanza tradizionali, come quella di mettere il voto in una urna. La partecipazione diretta è un'evoluzione della democrazia, è un modo più ricco, più attivo. Non mi devo limitare a mettere una corcetta, devo dire qualcosa, devo pensare, mi devo informare, devo scrivere, mi devo confrontare, devo fare qualcosa che non si può limitare a, così, a un rito periodico, è un'attività continua. E l'altro elemento straordinario è che si parla in tutte le lingue, è la Babele. Abbiamo sempre avuto questa idea della torre di Babele come luogo dove, arrivando tanti cittadini che parlano in tante lingue, si crea la non comunicabilità. Grazie, come direbbe Guzzanti, alle nuove tecnologie, oggi
Io, cittadino della Sardegna, posso parlare con un cittadino delle isole Svalbard, però ci capiamo, nel senso che i sistemi di traduzione automatica, per quanto possano ancora aver bisogno di essere affinati, funzionano. Se entrate, se, non so se qualcuno che vuole navigare può entrare nella sezione sul cambiamento digitale e portarmi nella pagina dove ci sono le proposte. Vorrei far vedere quello che ho visto io in questi giorni, perché il parlare insieme in molte lingue, è già un fatto, particolare. L'altro elemento, ecco, andate un po' nella parte, trasformazione digitale, e andiamo nella sezione dove si possono inserire, dei commenti. Il fatto poi di usare questo stesso strumento, vai sulle idee, lascia italiano, vai su idee, facciamo una piccola navigazione. È già selezionato italiano, devi solo chiudere la finestra. Chiudi sopra X. Idee, vediamo come appaiono le idee. Come appaiono le idee? Appaiono, guardate, esattamente nello stesso modo col quale oggi appare, lo strumento nazionale, la piattaforma partecipa.gov.it. Eccolo qua. Queste sono le idee. Beh, vedete che, ci sono le idee scritte in tedesco, ci sono le idee scritte in polacco, però da qualche parte c'è un comandino, vai un po' più su. Vai, no, sali un attimo per favore, così lo vediamo tutti e non, impariamo a fare una cosa pratica. Sali nella pagina, fermo un po' più in basso, perché è un po' nascosto questo. Vai un po' più in basso. Chi naviga mi deve seguire. Scendere un po' sulla pagina, non tanto, un pochino. Potete scendere un po' su questa pagina? Forse si è bloccata, mi viene da pensare. Chi sta gestendo la pagina? Vabbè, se scendiamo, appena riusciamo a scendere un po' sulla pagina, c'è una boccetta che va cliccata. Eccola là, fermo, torna, fermo, a metà strada, non troppo. C'è una boccetta che va cliccata e quando io chiedo ancora un po' su, non voglio una nuova idea, non fate cose, andate un po' più su. Vi chiede di andare a metà strada. Eccola, fermo. È che c'è scritto utilizza il traduttore automaticamente, visualizza tutto tradotto automaticamente, lo leggete, fate clic là. Allora, quel è un po' nascosta, quindi se devo fare una critica all'usabilità del sito è che questo dovrebbe essere reso più visibile, cioè dovrebbe essere chiaro subito che è lì che tu, puoi chiedere la traduzione automatica, perché dopo che si, come dire, riaggiorna la pagina, io leggerò quegli stessi commenti scritti in tedesco e in polacco, li leggerò in italiano. Dategli il tempo di tradurre perché, ragazzi, eccolo, arriva. È straordinario, ma, ci vogliono sistemi tecnologici potentissimi. Leggo i commenti scritti da persone di altri paesi in lingue diverse e li posso commentare in italiano e il traduttore a sua volta li tradurrà nella lingua della persona che mi ascolta. Ah, non so se a voi questa cosa sembra straordinaria, ma per me, lo è. Cioè, è molto più avanti anche del traduttore Google che siamo abituati a usare regolarmente, perché lì traduce una lingua per volta. Qua sta traducendo tutte le lingue insieme. Ma volevo dire anche questo, perché vi ho portato su questa pagina? Perché il modo col quale qua, nel portale europeo, si raccolgono delle proposte è esattamente, uguale a quello che viene usato nel portale italiano. C'è un portale italiano della partecipazione che si chiama partecipa.gov.it che ha un'interfaccia utente esattamente identica, cioè la modalità con la quale io cittadino posso partecipare a un'iniziativa europea è uguale alla modalità con la quale posso partecipare a un'iniziativa italiana, cioè è diventato più familiare, più usabile il modo col quale posso esercitare i miei diritti di partecipazione. Questo perché dietro c'è un'altra cosa straordinaria. È stato riusato
un software, tra l'altro sviluppato dalla città di Barcellona attraverso anche dei finanziamenti europei, quindi un software finanziato da tutti gli europei è stato riusato ed è riusato da tutta l'Europa. Con questa piattaforma che si chiama Decidim, che l'Italia usa dal 2019, qua faccio anche un po' di pubblicità, è il Formez che è su incarico del Dipartimento per la Funzione Pubblica e del Dipartimento per le Riforme Istituzionali, ha fatto questa operazione di riuso di una piattaforma di partecipazione nata in Spagna per il portale italiano. Ma non solo, esiste un progetto in corso che vuole portare questa piattaforma anche agli altri livelli di governo locale, quindi dalle regioni ai comuni. Questo movimento è già in atto. La regione Puglia già usa Decidim, il comune di Milano già usa Decidim, la regione Emilia-Romagna si sta avviando in questa direzione. Quindi, nella straordinarietà dello spazio europeo di partecipazione c'è anche questa straordinarietà di riuso di un'applicazione. E un altro elemento di straordinarietà, secondo me, sarà anche il tema dell'identità. Pian piano ci stiamo avviando verso dei sistemi di identità unica. Claudia De Stefanes ha spiegato che con l'identità EU-Login si può entrare dentro la piattaforma, ma accedere a tutti i servizi dell'Unione Europea. Ci sono degli standard europei di identità digitale. In Italia siamo arrivati ormai a 20 milioni di identità SPID, quindi nella piattaforma nazionale si entra con SPID, ma anche con SPID si può accedere a dei servizi europei. Perché? Perché saranno comunque degli standard tecnologici europei che porteranno alla interoperabilità dei servizi con una unica identità europea. L'altra cosa straordinaria è che dietro tutto questo, immagino, ma questo è come se iniziassi a farmi delle domande, a fare anche delle domande a Claudia, che ci sono degli straordinari investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale. A noi sembra che l'intelligenza artificiale sia qualcosa di lontano, di incomprensibile. In realtà ormai ne facciamo un uso inconsapevole continuo. Pensate quando usate Alexa o Siri per chiedere qualcosa. Dietro sono algoritmi di intelligenza artificiale che decodificano un linguaggio e lo trasformano in azioni. L'intelligenza artificiale in un sistema di consultazione europeo su tanti temi con tanti contributori sarà indispensabile per poter elaborare le informazioni, per poter in qualche modo trasformarle in segnali che devono poi guidare l'azione europea. L'intelligenza artificiale, un po' dentro dei SDIM, c'è già, vi ha fatto vedere prima Claudia, che quando voi scrivete qualcosa, il sistema automaticamente cerca delle proposte simili. Quindi cerca di evitare che vengano riscritte le stesse cose e cerca di aggregare chi partecipa intorno a un unico luogo di confronto. Ma immaginate cosa sarà il dare conto di questa consultazione, cioè nel momento in cui si concluderà il processo della conferenza europea, con questo enorme lavoro di raccolta di contributi, ci sarà un altrettanto enorme lavoro di accountability, di raccolta di tutte le voci, elaborazione di queste voci per trasformarle in indirizzi e in politiche. Però credo che questo sia appunto un elemento di straordinarietà che ho messo al centro di questo breve commento, qualcosa che vivremo a breve. E quindi grazie Europa. Grazie, nel frattempo è arrivata una domanda, ma in realtà un po' avete risposto sia tu che Claudia, molto interessante. Non vi è tuttavia il rischio di vedere una numerosa proliferazione di idee che porta alla dispersione? Vi può essere anche un lavoro successivo di riaccorpamento anche ai fini del confronto tra idee, tra più idee?
secondo me voi avete risposto, se volete aggiungere qualcosa. Claudia, se vuoi Se andare in video. volete posso aggiungere qualcosa io rispetto proprio al processo della conferenza, nel senso che tutto ciò che viene pubblicato sulla piattaforma sarà analizzato dai panel europei dei cittadini, quindi sarà preparato in vista di questi panel, i quali formuleranno delle raccomandazioni alla sessione plenaria. Quindi in realtà è un processo iterativo, non soltanto al termine, perché altrimenti sarebbe ingestibile. Questo significa che ci sono dei momenti, ci saranno dei momenti di condensazione di quanto è presente sulla piattaforma. L'intelligenza artificiale servirà a indicizzarli, perché altrimenti sarebbe impossibile lavorare sulla quantità di informazioni che sono presenti. Però c'è anche del lavoro umano. Il segretariato comune del comitato esecutivo aiuterà in questo compito e ovviamente è la parte più complicata dell'intero processo, cioè quello di fare in modo che ci sia una restituzione adeguata. Ma proprio per questo è indispensabile non soltanto che le persone condividano le proprie idee, ma che chi organizza degli eventi poi produca delle relazioni, perché questo ovviamente consente di avere la base da cui partire, altrimenti rimangono idee senza le conclusioni. Quello a cui vogliamo giungere sono delle conclusioni sui vari temi. Sì, tra l'altro volevo ricordare ai partecipanti che noi siamo stati selezionati come uno degli hub che a livello nazionale, quindi come Europe Direct, dovrà organizzare degli eventi proprio per alimentare la conferenza sul futuro dell'Europa. Chiaramente noi avevamo pensato a dei dibattiti a livello comunale da fare con i cittadini che a causa della pandemia non sappiamo ancora se riusciremo a fare, ma potremmo pensare a qualcosa di online. Se qualcuno di voi, tra l'altro, vuole appunto ospitare uno di questi dibattiti, se ci invia una mail a europedirect@formex.it, possiamo prenderla in considerazione, tenendo presente che ancora non sappiamo se potremo fare qualcosa in presenza. E chiaramente tenendo presente che come Europe Direct Roma Innovazione noi possiamo agire solo sul territorio laziale, quindi mi rivolgo essenzialmente alle municipalità del Lazio. Se invece facciamo qualcosa online, ben venga diciamo l'apertura anche ad altri enti pubblici e ben venga poi la collaborazione anche con gli altri Europe Direct della rete, perché a noi lavorare in rete con gli altri EDIC ci piace moltissimo, appunto perché sottolinea l'importanza di arrivare sul territorio in maniera sempre più capillare. Non vedo altre domande, chiedo ai due relatori se volete aggiungere qualcosa, altrimenti possiamo anche chiudere il webinar. Ah no, c'è un minuto, c'è una domanda. C'è un obbligo di risposta alle idee caricate sulla piattaforma da parte delle istituzioni? Le sollecitazioni raccolte sulla piattaforma potranno portare anche ad una modifica dei trattati o questa possibilità è esclusa a priori? E Allora, qui dobbiamo. direi che intervengo io su questo. Verrà formulata una relazione finale che sarà presentata ai presidenti delle tre istituzioni. Ciascuna istituzione poi nell'ambito delle proprie competenze dovrà decidere come dare seguito ai risultati della conferenza. Quindi da un lato non posso dire che ci siano delle opzioni escluse a priori, dall'altro non c'è stata un'indicazione, come invece era stato inizialmente negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen rispetto anche ad eventuali modifiche dei trattati. Ci concentriamo sulle priorità per i cittadini e quindi sui temi, sull'azione dell'Unione Europea. Questo diciamo come risposta generale. Un obbligo di risposta alle idee caricate sulla piattaforma. E ovviamente non ci sarà una risposta individuale, ma il processo della conferenza stessa, attraverso i panel europei dei cittadini e poi le sessioni plenarie, farà in modo che tutti i temi che i cittadini hanno segnalato siano trattati e analizzati. Quindi non saranno risposte certamente individuali, ma una risposta ai grandi temi segnalati dai cittadini europei. Questo è proprio quello che le istituzioni intendono fare. Però, ripeto ancora, sono tre istituzioni e ciascuna agirà nell'ambito di propria competenza.
Sì, tra l'altro vedo la collega dello Europe Direct Calabria Europa che appunto mi diceva che loro sarebbero contenti di collaborare e loro hanno un primo evento online il 15 maggio con la rete dei cittadini, quindi sì, volentieri, come sempre possiamo rafforzare, unire le forze per arrivare sempre con forza maggiore sui territori. Non vedo altre domande. Qualcuno vuole un minuto? Forse c'è qualcuno che sta scrivendo ancora qualcosa. Intanto che scrivono, Claudia, dico due cose sul più generale Sì, sul tema volentieri. dell'open government, per segnalare che ci sono diverse iniziative di partecipazione in Italia. Una in particolare che seguiamo è quella legata all'open government partnership. L'Italia partecipa a un'iniziativa mondiale che riguarda la diffusione delle iniziative di governo aperto, all'interno della quale ovviamente rientra il tema della partecipazione, ma c'è anche tutto il tema della trasparenza, dei dati aperti. Su questo segnalo a tutti che dal 17 al 21 maggio c'è la settimana dell'amministrazione aperta. L'anno scorso non si è tenuta, comunque si è tenuta in maniera un po' meno intensa rispetto agli altri anni per i motivi che sapete. Stiamo cercando di rilanciarla anche perché coincide con una settimana internazionale che si chiama Open Gov Week. Quindi nel sito che vi stanno mostrando, open.gov.it, da ieri si è aperta la raccolta anche di iniziative che vogliono trattare i temi, iniziative online o in presenza che vogliono trattare i temi dell'open government che possono essere inserite in questo calendario condiviso. Alcune di queste iniziative le organizzeremo anche noi insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica. È l'occasione sicuramente sia per rilanciare questo tema dell'iniziativa della Conferenza per il Futuro dell'Europa, ma anche le altre iniziative di partecipazione. Quindi potrebbe essere anche un momento di rilancio del portale europeo. E concludo dicendo che il tema della partecipazione, noi tutti siamo anche cittadini, quindi siamo anche soggetti non solo che lavorano nelle PA, ma che sono fruitori dei servizi della PA, è un qualcosa che richiede un impegno civico, serve in qualche modo far sentire la voce anche dove la partecipazione non viene praticata, sia a livello locale che a livello regionale. È importante che le associazioni e i cittadini insistano perché le nostre amministrazioni si aprano di più, siano più aperte. L'esempio dell'Europa in questo ci può aiutare. In questo ci può aiutare perché è molto più facile anche, a qua mi rivolgo a chi dei partecipanti lavorano nella pubblica amministrazione. Sappiamo che è più facile convincere un nostro dirigente o un nostro amministratore a fare qualcosa quando la fa anche l'Europa. Ecco, prendiamo questo esempio dell'iniziativa europea per dire che anche a livello locale le amministrazioni devono essere più aperte. Claudia, vuoi aggiungere qualcosa? Intanto io volevo leggere una considerazione di Alberto Di Bulo, dice grazie, complimenti, il tema della normazione della partecipazione del dibattito pubblico è un tema, sicuramente. Eh sì, Ah, è vedo il tema un'altra del giorno. vedo un'altra domanda. Nel caso di eventi in lingua straniera, c'è una traduzione simultanea o almeno sottotitoli? Allora, di fatto questo è lasciato alla buona volontà dei singoli. Laddove vogliono organizzare un vero dibattito transnazionale, dovranno assicurare anche la traduzione. L'interpretazione in altre lingue, però questo non è obbligatorio per gli organizzatori di eventi, quindi è lasciato alla loro volontà. Ovviamente ci saranno anche degli eventi transnazionali, quindi non è impossibile e molti eventi online sono stati organizzati con l'interpretazione simultanea, però non tutti hanno la possibilità di incorporarla nei loro eventi, quindi non è un, diciamo, non è un requisito obbligatorio.
I dibattiti Sì, possono se essere posso. sia a livello nazionale che transnazionale, molti saranno comunque dibattiti a livello locale o nazionale. Claudia, se posso aggiungere una cosa su questo argomento, perché ne abbiamo parlato proprio con lo staff di Europe Direct qualche giorno fa, si potrebbe cominciare a pensare ad organizzare qualche evento anche con presentazioni tipo in lingua inglese, ma sottotitolate in italiano. Quindi dobbiamo incominciare un po' anche ad aprirci questa strada, appunto perché sempre Beh, più lavoriamo anche. la Commissione di fatto lo ha già fatto, lo fa con alcuni dialoghi, per esempio dialoghi con i commissari nei quali è resa disponibile l'interpretazione simultanea nelle varie lingue, anche dialoghi online, quindi non è impossibile, tecnicamente è fattibile, ovviamente occorre investire un pochino sulla preparazione, quindi sicuramente. No, io volevo concludere, visto anche, diciamo, ciò che ha detto Salvatore Marras, dicendo in questo caso ce lo chiede proprio l'Europa, quindi insomma le amministrazioni veramente sono invitate a partecipare, a fare la loro parte e a condividere con i cittadini questo grande Però esercizio di democrazia ancora una domanda, partecipativa. Claudia. Abbiamo ancora una domanda, scusa se ti interrompo. Sarà possibile creare sinergie fra progetti finanziati dall'UE e la piattaforma, eventualmente pubblicizzando eventi nell'ambito di tali progetti sulla piattaforma? Allora, sì, però non dobbiamo distorcere la finalità ultima della piattaforma. Quindi se questi progetti offrono un'opportunità di dibattito che può alimentare la discussione sul futuro dell'Unione Europea, sì. Far conoscere i progetti attraverso la piattaforma sarebbe un uso un po' distorto della piattaforma. I progetti hanno le loro modalità di diffusione. Quindi su questo bisogna stare attenti. Diciamo che alcuni dei progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea hanno degli obiettivi che si sposano con quelli della piattaforma, però non necessariamente, diciamo, la presentazione dei progetti è l'obiettivo della piattaforma in sé. Esatto, Claudia, questa è proprio una cosa che mi è capitato ieri, quindi ne approfitto per segnalarla. Mentre aggiornavo la scheda relativa all'evento di oggi, ho notato che c'erano alcuni eventi che non erano proprio eventi, diciamo, inerenti alla partecipazione. Mi sembravano piuttosto eventi sull'Europa che però sono stati pubblicizzati lì. Mi chiedo, forse ci voleva un controllo un po', ci vorrebbe un controllo da parte dei gestori della piattaforma sul tipo di eventi che viene inserito, perché altrimenti il rischio è quello che vengano inseriti tutti gli eventi È un che po' questo riguardano progetti rischio, diciamo finanziati che è il rischio che dall'Unione. abbiamo immediatamente visto anche noi, che ci siano i classici convegni, tanto per intenderci, che non è lo scopo della piattaforma. D'altronde credo che la moderazione, che è, come dicevo, a posteriori, si debba concentrare su altri aspetti che sono legati più che altro al codice etico. Quindi non credo che nessuno di questi eventi verrà cancellato, viceversa, non credo che contribuirà, diciamo, alla riflessione sul futuro dell'Unione Europea. Quindi da un lato in qualche modo popolano, no, la nostra mappa, dall'altro però poi non popolano, diciamo, i risultati delle riflessioni. Questo sicuramente. Perfetto, non ci sono altre domande, sono le 18 e 20, le 18, le 13 e 20, quindi possiamo, sono già arrivata a fine giornata, quindi penso che possiamo chiudere il webinar. Io ringrazio i relatori, quindi ringrazio Claudia De Stefanis, ringrazio il dottor Marras, ringrazio tutti i partecipanti, ma principalmente ringrazio il nostro staff che sempre ci aiuta a far funzionare tutto in maniera ottimale. E quindi un salutone a tutti, saluto anche tutti gli Europe Direct che ho visto che oggi si sono collegati con noi e poi siamo a disposizione per aiutarvi nell'alimentare la piattaforma. Arrivederci a Grazie. tutti. Grazie Claudie. Grazie alle Claudie. Grazie.